Se ci fermiamo ad analizzare tutto ciò che sta accadendo, vediamo che qualcosa è molto vicino e che dobbiamo essere preparati. In questo video ti parlerò di qualcosa di molto importante che molte persone non stanno percependo, ma che, se vogliamo sopravvivere a ciò che sta arrivando, dobbiamo comprendere il più rapidamente possibile. Capirai in modo semplice che tutto ciò che sta accadendo si sta perfettamente allineando con quanto già detto dalla Bibbia molti anni fa. Ricordati di mettere mi piace, commentare e condividere il video. Veniamo a noi. Esplorando la tematica del nuovo ordine mondiale e le sue implicazioni bibliche, è imprescindibile riconoscere che i passi trattati, come Daniele 8:23-25, forniscono preziosi approfondimenti sulle forze spirituali e geopolitiche in gioco. Queste scritture non solo chiariscono eventi storici, ma offrono anche una visione del futuro profetico in cui l'Anticristo, una figura di immensa potenza e malevolenza, emergerà. Specificamente in Apocalisse 13 troviamo un racconto dettagliato sull'emergere della bestia del mare e della bestia della terra. Queste due bestie rappresentano due individui, uno dei quali è l'Anticristo e l'altro il falso profeta, entrambi allineati contro il piano divino di Dio. La rappresentazione dell'espressione feroce della prima bestia e delle sue azioni blasfeme risuona con le caratteristiche descritte in Daniele 8. Questa connessione tra le profezie di Daniele e Apocalisse evidenzia la coerenza del messaggio divino in tutta la scrittura. Nel contesto del testo profetico, è cruciale comprendere che la numerologia gioca un ruolo significativo. Il versetto di Daniele 8:23 menziona «I verrà la fine», quando i trasgressori avranno raggiunto il colmo, indicando un esito in cui le azioni inique raggiungeranno il loro apice. La menzione di 2300 sere e mattine in Daniele 8:14 suggerisce un periodo specifico di tempo, simbolico o meno, associato a eventi profetici. Inoltre, è interessante notare che considerando la simbologia presente in Apocalisse 13, dove si parla di 42 mesi e 1260 giorni, ci troviamo davanti a una rappresentazione che può avere implicazioni profetiche o simboliche nell'interpretazione di queste scritture. Espandendo la nostra analisi, percepiamo che la dualità nelle profezie bibliche non è solo storica, ma punta anche a eventi futuri. Considerando l'interconnessione tra Daniele e Apocalisse, siamo portati a riflettere sulla costanza e la rilevanza del messaggio divino attraverso i secoli. Questa costanza rivela un'orientazione spirituale che supera i confini del tempo, fornendo ai lettori contemporanei una comprensione più profonda delle implicazioni di queste profezie nel loro contesto. Nel versetto 16 del capitolo 13 del libro di Apocalisse, si evidenzia che l'Anticristo farà sì che tutti, dai meno favoriti ai più influenti, dai più ricchi ai più poveri, dai liberi agli schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Questo passo descrive una situazione in cui, attraverso il suo governo, l'Anticristo impone un marchio alle persone, rendendolo indispensabile per partecipare all'attività economica. Questo marchio simboleggia la fedeltà al dominio dell'Anticristo e rappresenta una forma terrificante di controllo sulla popolazione globale. Sebbene l'espressione in nuovo ordine mondiale non sia esplicitamente menzionata nelle scritture bibliche, queste offrono scorci di un periodo in cui l'Anticristo eserciterà un controllo assoluto sul mondo e sui suoi sistemi. Profezie come quelle presenti in Apocalisse 13 forniscono una visione del futuro in cui una figura potente legata a un'amministrazione globale dominante salirà al potere. Queste rivelazioni indicano un tempo in cui il marchio imposto dall'Anticristo diventerà un requisito imprescindibile per la partecipazione alle transazioni economiche, simbolizzando una sottomissione totale al suo governo autoritario. Questo scenario, descritto in modo conciso nelle scritture, avverte dei prossimi sfide che l'umanità affronterà di fronte a un potere centralizzato e controllante. L'approccio di un governo mondiale unificato avrebbe ripercussioni significative nel contesto economico, come indicato nel versetto 16 del capitolo 13 del libro di Apocalisse. Sebbene la Bibbia non dichiari esplicitamente che l'Anticristo instaurerà una società senza denaro, molti studiosi biblici concludono che tale società sarebbe un elemento necessario. Ciò deriva dalla comprensione che, finché le transazioni coinvolgeranno denaro fisico, la privacy potrà essere mantenuta. Tuttavia, con il rapido avanzamento tecnologico, l'infrastruttura per l'implementazione del marchio della bestia è già in atto. Il passo enfatizza che senza il suddetto marchio, le persone saranno escluse dalle transazioni economiche. Sistemi come pagamenti senza contatto e automazione in negozi commerciali contribuiscono a questa fattibilità.
Il mondo delineato in Apocalisse 13 sembra essere sempre più vicino alla realtà, con l'infrastruttura necessaria per la sua realizzazione già esistente. La visione profetica delineata in questi passi biblici avverte della trasformazione dello scenario finanziario globale, suggerendo un ambiente in cui le transazioni economiche saranno intrinsecamente legate a un marchio specifico. La rapida evoluzione tecnologica funge da catalizzatore per questo cambiamento, preannunciando un futuro in cui la privacy finanziaria diventa una reliquia del passato. È cruciale considerare queste prospettive mentre assistiamo ai progressi tecnologici e esploriamo le implicazioni di un mondo sempre più interconnesso. La Bibbia avverte dell'influenza di Satana, chiamato il dio di questo mondo, che ha il potere di elevare individui a comando di sistemi globali, come farà con l'Anticristo. I credenti devono riconoscere e comprendere l'influenza maligna di Satana sulle persone e le nazioni. Daniele 8:23-25 anticipa l'emergere di un leader simile all'Anticristo, sottolineando l'importanza di studiare e comprendere queste profezie. Questo avvertimento richiede vigilanza spirituale e discernimento per affrontare le sfide future. La comprensione di queste profezie guida i credenti a difendere ciò che è giusto e vero nel mondo. Come menzionato in precedenza, uno degli impatti significativi di un governo mondiale sarebbe sentito nel settore economico. Come indicato nella Bibbia, il marchio imposto dall'Anticristo, necessario per partecipare all'economia, rappresenta un controllo totale sulle transazioni finanziarie. Sebbene la Bibbia non dichiari esplicitamente una società senza denaro, molti studiosi concludono che sarebbe una conseguenza logica di questo controllo globale. Man mano che la tecnologia avanza, osserviamo cambiamenti nell'esperienza di acquisto, come negozi senza casse o checkout tradizionali, dove l'automazione e l'intelligenza artificiale giocano un ruolo cruciale. Il mondo descritto in Apocalisse 13 non sembra più distante, poiché l'infrastruttura necessaria per la sua attuazione è già in vigore. In tempi tumultuosi come quelli che viviamo oggi, è importante riconoscere e comprendere il potere e l'influenza di Lucifero, frequentemente chiamato Satana, in questo mondo. Come credenti, non possiamo permetterci di sottovalutare l'astuzia e l'influenza malevola che egli esercita sulle persone e sulle nazioni. La Bibbia ci fornisce profondi approfondimenti sulle operazioni dell'avversario, l'ingannatore supremo che cerca di corrompere e distruggere tutto ciò che è buono e giusto. Nel libro di Daniele, specificamente in Daniele 8:23-25, leggiamo di una visione profetica che predice l'ascesa di un governante negli ultimi giorni. Questo governante, descritto come avente un'espressione feroce e comprensione di sentenze oscure, si solleverà ed eserciterà grande potere, non per la sua propria forza. Egli causerà devastazione e distruzione, anche contro i potenti e il popolo santo. Attraverso le sue politiche astute, farà prosperare l'inganno e l'astuzia. Inoltre, questo governante si magnificherà nel suo cuore e userà l'apparenza di pace per ingannare gli uomini. Più importante ancora, si solleverà contro il principe dei principi, ma alla fine sarà sconfitto. In Apocalisse 13 troviamo un racconto dettagliato sull'ascesa di due bestie, una dal mare e l'altra dalla terra. Queste bestie rappresentano due persone, una delle quali è l'Anticristo e l'altra è il falso profeta. Insieme, formano una potente alleanza contro il piano divino di Dio. Le caratteristiche della prima bestia, la sua espressione feroce, le azioni blasfeme e la capacità di ottenere l'adorazione del mondo sono allineate con le descrizioni in Daniele 8. Il potere e l'influenza che Satana offrì a Gesù sui regni del mondo non erano un'offerta vuota. Satana ha davvero potere sui regni di questo mondo, essendo chiamato il dio di questo mondo in 2 Corinzi 4:4. L'offerta fu una tentazione per Gesù di compromettere la sua adorazione a Dio. Ricordiamo che Satana ha l'autorità di elevare individui in questo mondo e metterli in posizioni di grande influenza sui sistemi mondani. L'Anticristo, che sarà potenziato da Satana, si solleverà per governare sui regni di questo mondo e il suo regno porterà certamente tribolazioni. Dobbiamo rimanere vigilanti in preghiera e saldi nella verità di Dio. Le profezie bibliche sono chiare: un tempo di grande tribolazione e inganno è in arrivo. La nostra speranza ultima risiede nel ritorno trionfante di Gesù Cristo. L'analisi delle profezie in Daniele 8 e Apocalisse 13 rivela un quadro che trascende i limiti del tempo, collegando eventi storici come il regno di Antioco Epifane al futuro emergere dell'Anticristo.
Questa connessione dimostra la coerenza del messaggio divino e sottolinea l'importanza di rimanere spiritualmente vigili mentre consideriamo le implicazioni economiche del nuovo ordine mondiale. L'enfasi ricade sull'imposizione del marchio della bestia, simbolo di sottomissione all'anticristo, che rappresenta un controllo totale sulle transazioni economiche globali. Man mano che la tecnologia avanza, assistiamo alla rapida evoluzione di sistemi che possono facilitare tale controllo, trasformando la visione profetica in una realtà sempre più vicina. La Bibbia ci avverte sull'influenza astuta di Satana, sottolineando la necessità di discernimento e vigilanza spirituale di fronte alle sfide poste da forze maligne. Concludendo, man mano che consideriamo le profonde implicazioni delle profezie bibliche, siamo chiamati alla riflessione e all'azione. La ricerca di comprendere le verità divine e la preparazione spirituale diventano imperative per affrontare le sfide che il futuro potrebbe portare. In mezzo all'incertezza, la fede in Dio rimane il nostro rifugio e speranza, trascendendo le complessità del mondo e puntando al ritorno trionfante del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Che in ogni tempo la nostra fiducia sia saldamente ancorata in Dio, che guida i destini, e che il nostro cammino sia permeato dalla costante ricerca della sua guida e protezione. In questo momento, vorrei conoscere la tua opinione su tutto ciò che è stato detto qui. Sentiti libero di lasciare la tua opinione nei commenti. Se ti è piaciuto questo video, lascia il tuo like e, se desideri seguire i prossimi contenuti, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare le notifiche. Che Dio benedica la tua vita potentemente in nome del Signore Gesù. Amen.